tristezza bella, solo che sa salva tu. Pochi attimi prima qui al Teatro Pantheon sulla crociera della musica napoletana, perché oggi c'è il concerto, il magico concerto di Fiorenza Calogero, finalmente. Circa 14 canzoni, un medley, una... Certo, si chiama Concerto Napoletano, è proprio un excursus sulla canzone napoletana. Partirò da un autore contemporaneo che è Enzo Avitabile con Madonna Nera e terminerò poi con la tradizione, con la Tamurriata. Madonna Nera. Certi cerco sempre comunque di parlare della musica napoletana a 360 gradi, così come inizio con una villanella del 5-600, arrivo a quelli che oggi definisco, come dire, gli autori di tradizione nel cemento, vale a dire questo omaggio agli autori contemporanei come Carlo Faiello, Enzo Avitabile, Carlo D'Angioia, Eugenio Bennato, che sono comunque dei autori che si rifanno alla tradizione, ma ispirandosi ad una città cosmopolita come Napoli, cioè non hanno come punto di riferimento l'albero di ulivo come i vecchi cantori che si ispiravano con il canto a disteso o il canto sul tamburo, ma hanno poi a disposizione il cemento, i palazzi di Napoli per raccontare la Napoli di oggi. E quindi inizio dalla tradizione per arrivare ai nostri autori contemporanei.
stato uno spettacolo grande, sì, grande. Bellissimo. Anche l'anno grande. Scorso con Star Da Vinci. Stamattina comunque con un bel nutrito gruppo di amici abbiamo potuto vedere i punti salienti della città, quindi abbiamo visitato la Moschea Azzurra, poi siamo stati alla chiesa di Santa Sofia, poi abbiamo visitato il Topkapi, che è il museo più rappresentativo di tutta la Turchia, e poi ovviamente immancabile finale nel più grande bazar della Turchia, un bazar, pensate, di 5.000 metri quadrati, fondato, creato nel 1461, è il primo in assoluto, sì, ad essere stato creato, ed è veramente incredibile vedere questo mercato straordinario con un ordine incredibile, tutto fatto da tante viuzze, spezie, e poi la cosa che colpisce di più è che si vende e si compra di tutto. Noi napoletani siamo proprio nel nostro habitat naturale, quindi abbiamo visto anche signori qua che quasi piangenti imploravano le proprie mogli di lasciare il mercato perché esausti dalle tante spese effettuate nel corso della mattinata. Stasera poi altro appuntamento importante, oggi è una giornata molto frenetica perché stasera al bar dello sport avremo l'incontro Napoli-Sassuolo e quindi dopo tutti gli ospiti andremo nella piazza del Doge per cantare tutti insieme le più belle canzoni napoletane. Straordinaria serata, non ve la perdete, vi aspettiamo. Sesta Crocina della musica napoletana non è soltanto musica e canzoni, ma è arte e pittura, e con noi in questo viaggio eccezionale ci sono due grandi artisti, Duo Savà. Noi praticamente lavoriamo da circa un paio d'anni insieme, Sansone, Varotto, Savà. Come vedete usiamo bombolette, acrilici, oggetti applicati, in questo caso memorie dei computer, circuiti, delle macchine fotografiche, tutto quello che sta nelle macchine e noi cerchiamo di portar fuori.
Quindi il tentativo di mettere in relazione, quasi in comunicazione, quelle che sono le memorie artificiali e quelle umane. Il fatto che noi ci stiamo evolvendo, stiamo andando in una direzione ben precisa. Ci sono delle contaminazioni in toto, in ogni senso. E noi ne parliamo, parliamo della nostra società, del mondo in cui viviamo. Allora, molte persone, dicevamo, stanno venendo in massa per imparare, sì, appunto, queste lezioni. È soddisfacente, c'è stata una larga partecipazione di ragazzi e qualche adulto anche ha voluto prendere parte e per imparare i primi rudimenti della pittura d'acquerello. Ecco, noi abbiamo questa opera che tu hai fatto, questa pagina, diciamo, a Pulcinella. Sì, anche Stefano Trapanese ha fatto una bellissima opera su Pulcinella. Anche lui, come me, come tanti altri artisti moderni, non vedono più Pulcinella come lo stereotipo della maschera per antonomasia napoletana, ma lo vediamo un po' come il personaggio che contraddistingue la figura dell'uomo del sud. Il mio dipinto infatti è realizzato con un Pulcinella che canta, suona con un mandolino ispirandosi a questa finestra. Tu l'anno scorso hai dedicato un quadro a ogni canzone, se non erro. Quest'anno? Sì, Maurizio, io continuo. Allora, io diciamo ho una storia un po' particolare artistica, perché i miei soggetti sono essenzialmente di due tipi, e cioè i soggetti di arte sacra e altri soggetti invece che vanno a ricoprire la mia passione principale, che è quella della canzone e della cultura napoletana. Quindi, come ricorderai, io realizzo dipinti titolandoli con famose storiche classiche napoletane, Iturria, Vasà, Occhi che ha ragionato e così via. Amore si profila. Abbiamo unito in qualche modo musica e arte nello spettacolo. Unendo questa situazione nello spettacolo, anche la pittura rientra in merito appunto allo spettacolo come azione pittura. Quindi è un'estemporanea, in effetti indiretta, che l'artista finalmente esce dal proprio studio e quindi si mostra al pubblico, alla città, insomma, in questo caso in Crociera, che tra l'altro nella globalizzazione è un mondo internazionale.